Scatta guerra di nervi tra Salvini e Di Maio. Cala il gelo tra M5S e Lega. A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come premier. Così ha acceso le polveri ieri mattina Alfonso Bonafede, esponente del M5S. Nel pomeriggio è arrivata però la secca replica di Matteo Salvini, se Di Maio insiste e dice io non se ne fa niente. Per il segretario leghista non è accettabile neanche alcun veto delle M5S a Forza Italia per la formazione del governo. E c'è una precisazione anche sulla terza via, se il premier fesse, con sei ipotetiche, una figura terza, deve essere un politico, di un governo politico. Con i tecnici abbiamo già dato. Ma in serata è arrivata la controreplica di Di Maio, che ha annunciato un ulteriore giro di consultazioni facendo saltare il faccia a faccia con Salvini, oltre il 32 ha votato il M5S e il sottoscritto come premier. Non è una questione personale, ma di credibilità della democrazia, ha scandito il leader del movimento, è la volontà popolare che conta. Farò di tutto affinché venga soddisfatta.